Buongiorno a tutti e a tutte. Mi è stato chiesto di parlarvi del MES, del meccanismo europeo di stabilità, in pochi minuti. Cercherò di farlo, è una questione molto complessa, per cui mi sia permesso un minimo di semplificazione. Perché si chiama così? È innanzitutto importante partire appunto dall'acronimo di stabilità, perché sappiamo insomma che tutte le economie che fanno parte dell'Unione Europea non sono omogenee, ci sono strutture molto diverse, alcuni paesi nel dettaglio possono avere una posizione debitoria dello Stato più esposta, cioè un debito pubblico più alto, altre più contenuta. I paesi normalmente del Mediterraneo, quindi parlo di Italia, Grecia, in parte la Spagna e anche la Francia volendo, hanno una posizione più esposta. I paesi del nord del continente, Germania in primis, ma anche Olanda meno. Dunque abbiamo appunto un meccanismo di stabilità che nasce in qualche maniera per far sì che non accadano dei problemi generici all'interno di tutta l'area causati dalla instabilità di uno di questi paesi. Ma perché c'è la possibilità che questi paesi divengano instabili? Perché la lezione che si è più o meno compresa tra il 2010 e il 2013 è stata che in assenza di meccanismi di stabilizzazione, allora fu fondato quello che oggi si chiamava Fondo Salva Stati, c'è il rischio che qualcuno da fuori possa far saltare tutta quanta quella che è la baracca. Che è successo in quegli anni lì, che ricordiamo il periodo dello spread, della letteratrice Draghi, di Monti, dell'austerity, della crisi della Grecia? Accadde che dopo l'esplosione del 2008 un gruppo di appartenenti alle sfere alte del capitale speculativo statunitense decise di trasferire una gran parte degli effetti più nefasti della crisi che stava mangiando letteralmente il sistema economico statunitense dall'altra parte dell'Atlantico, cioè in Europa, e così colpirono gli elementi più fragili dell'economia europea, ossia i paesi del Mediterraneo, che in quel momento erano già in difficoltà e con una posizione debitoria molto esposta, in particolare la Grecia. Voi ricordate tutto ciò che accadde in quel periodo? Non mi ripeterò, ma che accadde dal punto di vista politico qualcuno non se lo ricorda. Non ricordate per esempio che ci fu una sostanziale immobilità da parte delle istituzioni, in particolare dalla BCE, della Banca Centrale Europea. Perché? Perché nate all'interno di un'esaltazione teorica liberista in cui le banche centrali non sia mai non potevano intervenire e alterare le meravigliose virtù del mercato, praticamente aveva le mani legate, non poteva agire salvando la Grecia così come l'Italia. Allora si inventarono in quel periodo questo fondo salva stati, che è un fondo che oggi ammonta più o meno a 410 miliardi ma potrebbe arrivare a 700, e che è composto di denari che noi contribuenti versiamo proporzionalmente in base al PIL di ogni paese. Per esempio l'Italia, che è il terzo paese del continente in termini di PIL, versa il 18%. Qual è la questione? I paesi del sud, più o meno, quindi mettiamo Italia, Francia, Spagna per ora, chiedono di accedere al MES senza condizioni, perché questo è un meccanismo di stabilità, mica che ti regala i soldi, no, ma ti pone delle condizioni, cioè tu prendi i soldi da questo fondo se fai delle riforme, tipo Grecia, ricordate quindi che sono queste riforme, riforme che migliorano immediatamente il bilancio dello Stato, ossia tagli sanità, ricordate coronavirus, sanità tagliata, proprio quella roba lì. Taglia la scuola, ricordate quando avete problemi a mandare i vostri figli a scuola? Quella roba lì. Tagli al settore pubblico, risparmi da tutte le parti, e allora tu puoi prendere questi soldi per sanare i tuoi problemi di debito. I paesi del nord vogliono che esistano queste condizionalità, perché obiettivamente non sono così interessati a questo fondo, perché la loro situazione è abbastanza tranquilla. Quelli del sud invece vorrebbero avere in questo momento, visto che la crisi è grande ed è diffusa e non dipende dal debito, accesso a tutti questi soldi. Questa è la diatriba. Concludo dicendo che la questione non si deve porre erroneamente come una partita di calcio. Qua non parliamo di Germania contro Italia, ma di borghesia tedesca contro la borghesia italiana. Faccio un esempio: Bosch, per esempio, grande gruppo industriale tedesco, non è in contrasto con il lavoratore italiano,
ma in contrasto con il capitalista, contro Merloni, che è un suo concorrente, perché non vuole appunto che la sua virtù possa essere alterata da performance negative dovute a tante questioni che accadono altrove. C'è una conflittualità interna alla classe. Noi che siamo lavoratori non dobbiamo cadere in questo ridicolo gioco, perché le sorti mie, che sono un lavoratore italiano, o di un dipendente sempre della Bosch o della Volkswagen, sono del tutto identiche. Noi abbiamo una comunanza di interessi perché apparteniamo alla stessa classe. Quindi non è Germania contro Italia, perché io con il mio amico tedesco abbiamo gli stessi interessi di fronte al MES. Quelli che possono avere degli interessi contrapposti sono i padroni della fabbrica dove lavora lui, o della fabbrica o dell'impresa dove lavora un italiano. Quindi attenzione a non cadere in questo tranello. Buonasera a tutti. Do 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 do